In Abruzzo gli agricoltori tornano in piazza per protestare a 6 mesi dagli scioperi di febbraio. Questa mattina a Vasto hanno radunato i trattori e in corteo hanno attraversato le strade che costeggiano la riserva naturale di Punta d'Erci e la zona industriale di Punta Penna e sono arrivati fino al porto. I componenti del Comitato Rurale Indipendente hanno evidenziato che, viste le disastrose condizioni climatiche, la siccità che da un anno ormai affligge il settore con ingenti danni già registrati su seminati e visto il perdurare del fenomeno, oggi si riscontra tale sofferenza anche per le colture come vite e ulivi e pertanto gli agricoltori chiedono il riconoscimento dello stato di calamità naturale causa siccità per tutto il comparto agricolo abruzzese. Alle proteste dei mesi scorsi le istituzioni europee, nazionali e regionali non hanno dato alcuna risposta positiva, tuonano i componenti del CRI. Anzi, il governo, con decreto agricoltura varato le scorse settimane, ha affossato ulteriormente l'agricoltura del sud. Nessuna risposta sulla fine delle agevolazioni gasolio a partire dal 1 gennaio del 2026. Nessuna risposta in merito alle modifiche chieste sulla PAC, politica agricola comune. Il comitato in ambito regionale chiede un drastico intervento per il contenimento della fauna selvatica, provvedere in tempi celeri ai pagamenti per i danni accertati dalla peronospora della vite nella primavera del 2023, incrementando le risorse fino a coprire il 100% dei danni accertati. Sulla carenza idrica, il Comitato Rurale Indipendente sollecita un intervento ai gestori dei consorzi di bonifica affinché si accerti il reale costo del servizio, garantendone nello stesso tempo l'erogazione.